Non c'è niente, devi andare su Marte a ti fare. No, ma aspetta, Ale, aspetta, siccome questo è un discorso che condivido e che sposo, dobbiamo cercare dei punti comuni per non scadere nel cesaronismo. Perché mettersi lì a dire non esulto perché ha segnato un giocatore da Lazio e da Roma, non lo condivido troppo. Noi dovremmo buttarla sul la nazionale non ci emoziona, che mi sembra legittimo, ma non è una cosa che possiamo controllare. Parliamo da tifosi. Allora, ragazzi, l'Italia perde. Che sentimento provi quando l'Italia perde? Ma anche un po' di godimento. Ma io anche un po' di godimento, se devo essere sincero. No, io un po' di godimento lo provo. Non mi frega il cazzo. Quando la Roma perde, mi fa male lo stomaco, sto male. Ma quando il Milan perde, io non dormo bene una settimana. Quando l'Italia vince, ha vinto l'Italia. Ma non è che c'ho il pensiero di Italia. Cioè, non... È un'altra cosa. Sono d'accordo. È un'altra cosa. Sono d'accordo. Sono completamente d'accordo con Ale. Ma troveremo dei punti comuni. Troveremo dei punti comuni, non ma ti preoccupare. Che vince a Roma, che mi ricordo. Un attimo, per favore. Un attimo, fatemi completare il quartetto. Lei parla in terracinino. Ho capito. C'ha capito? Oh, sul territorio italiano io devo sentir dire da una persona all'altra lo traduca e poi dicono insieme. Parlate due lingue diverse, bastardi. Parlate due lingue diverse. Ipocrisia. Ipocriti. T'avevo ridotto male il 27 marzo. Guarda i danni che avevamo fatto. Ipocriti. Guarda i danni che avevamo fatto. Completi il parterre, Enerix, per favore, se no non ne usciamo più. Ma come per il tabergo mica non si può usare? Mergomi, le posso chiedere con cui è entrato, le posso chiedere se è reduce da una sessione sessuale? Mi sembra uno reduce da una sessione sessuale. O da Giordano, lei ha poco da sorridere. Giordano, lei è chiamato in qualità di avvocato di Spalletti oggi, ma ci arriviamo. Completi il parterre, Enerix, per favore. Can you dig it, sucker? Enerix col contenuto. Sì. Vabbè, come se non l'avessimo già visto prima, però No, però c'è lo zoom proprio, secondo me, l'ho visto. Dovrai avere lo zoom. Io non capisco una cosa. Guarda, adesso avvi la partita serenamente, non ho capito dove sta la cosa che ci avete fatto pure. Aveva pure un po' di reflusso, hai visto? Sì, l'unico che si merita sta maglia è Riccardo Dalla Cruz. L'unico che si merita sta maglia. Ancora digerista. L'unico che si merita sta maglia. Che hai mangiato di bello? Ieri sera mi sono mangiato le ricche del mestre, mi sono rimaste sulla pappa. Io non riesco a capire, si è segnato Zaccagnovic o Zaccagni? Perché da quella non mi sembrava queste cialtronerie che tu crei, certo, poi erano malumori perché voi dovete prima sentire. Grazie. Non potete mettere, prego non aver sentito la parte che spiega, prego, ma c'è, ma è qui apposta. Sono rimasto impassibile semplicemente perché a me, se a voi vedete emozioni, si Italia, onestamente, per me questo gruppo è un gol al 98esimo, se dovrebbe darlo un po' di emozione. Sono felice perché vogliamo agli ottavi, ma non posso essere felice. Non mi sembrava. No. Sono felice per quello, perché siamo passati agli ottavi, ma non è una nazionale che mi trasporta. Questa, no, vabbè, ma ci mancherebbe che non la trasporta, sono d'accordo, ma il gol al 98. Damiano, la verità sai qual è? È che se quello avessi fatto Cristante, tu non ti saresti preparato quel post che hai fatto guarda, su TikTok. Guarda. Ma infatti lui è il primo. Ma lui è il primo dei provinciali, Marco. Lui ti fa Italia perché ci sono sei interisti e un laziale. Lui ti fa Italia solo per quello, il coglione. Guarda Enerix. No, però devo essere... Prego Giordano, vada. Allora. Io ho sentito tutto quello. Allora, prima di tutto, non è che Ale e Stefano, se non esultano al gol dell'Italia, sono meno italiani di Luca. Ma nessuno ha detto questo, però, Giordano. Non travisi le parole che sono state dette. Pensare patenti di italianità.
Nessuno lo sta dando, poi? Seconda fake news, ma lei fa il giornalista o c'è paura? Ma lei c'è, ma lei ma chi ha dato il paletti? Ma chi ha dato il paletti? Diciamo, pesante. Grazie a K. Giordano, nessuno dà patenti. È stata una dichiarazione, Giordano. È stata una dichiarazione che lui dice che non ha esultato perché ha segnato un laziale. Perfetto. Quindi la patente se l'è data lui. Perfetto. Non l'abbiamo data questo lui. Questo è un paese assolutamente libero dove se nessuno dice ma ci mancherebbe, è andata la polizia di che doveva esultare nel Cile. Sono cazzi di Fabio Bergomi e certo a Fabio Bergomi la possibilità di essere qui ad analizzare la partita. Bravo, della Marco. Nazionale italiana di calcio. Bravo, Marco. Ma lei scusi, però lei sta facendo belantrismo, Giordano scusi, sta facendo belantrismo. Ma prima che non argomenti lei lo caputa a caso per altri Giordano, mi perdoni, ma se lei ha, fa una dichiarazione ed è un ma Ciccione, ma questo è ben altrismo, ma mi scusi, ma questo è ben altrismo, Ciccione. Posso dire che per me questo comportamento è altamente incoerente. Ma parte della libertà. Ci stanno persone che la stanno prendendo proprio male questa cosa. Sto legge vergognata, ma vergognatevi di che cosa? Ma di che cosa? Ma io ho i sentimenti miei, ho cazzi miei. Infatti, ma che cazzo? No, fatto, ma aspetta, Ale, ma il punto secondo me a scriverti messaggi, vedete vergogna a voi perché ma non fate mod... male che aspetta, facevo aspetta un attimo ma ragazzi per favore qua siamo un gruppo d'amici, stiamo a scherzare. Se volete cazzeggiare, mandare a fanculo qualcuno, va bene. Gli insulti abbiamo sempre detto... No, però secondo per favore, me... Mod, per favore, è giusto mod, spiegare una cosa, visto che basta. La vivo io come Ale, ok? Sono contento che la provi anche io, così mi sento scusate, meno strano. No, ma questa cosa io mi devo vergognare a parte cosa, ma non che mi devo vergognare no, a parte... No, ma lascia perdere da Ale, ma lascia perdere, lascia stare, non t'avvelenare. No, però fammi dire una cosa, Damiano, visto che vivo... Andrea Luca, Andrea... No, ma Ale, no, ma sai qual è il problema? No, fammi spiegare. Non è che ho detto Zaccagni fidala mignotta, Zaccagni, non ho fatto quello. C'è sono tifosi da Lazio, vogliamo dire, dall'altra parte. Quando si è fatto male Totti, volevo vedere quello che hanno scritto. Io non ho mai scritto niente sul giocatore da Lazio che si è mai fatto male. Questo è un gol, ha fatto un gol a Nazionale. Io non mi sono sentito di esultare perché ha segnato turno da Lazio. No, ma Ale, spieghiamo una roba. No, aspetta, fammi dire una cosa, Dami. Fammi dire una cosa. Stiamo facendo dell'ironia. Stiamo facendo il discorso è semplice, Ale. No, ma voi sì. Ma non prende gli insulti. Ale, ascoltami. Siccome secondo me è giusto spiegare anche... Anche questo tipo di approccio alla nazionale, spero che le persone lo capiscano, perché la vivo come te, ok? Ragazzi, i sentimenti sono una roba che non decidi di comandare, ok? Bravo. Quando vedi una partita e la partita non ti emoziona, non sei tu che ti fermi e decidi che quella partita debba non emozionarti o che la tua nazionale debba non emozionarti. Semplicemente, no. Purtroppo è diverso. Però ma Ale fa un discorso generale anche sulla nazionale. Aspetta, gli faccio tornare il sorriso a Daiale. Mo lasci da solo con me, per favore. Io mi sono emozionato, è più il gol di Modric. Aspetta un attimo. Perché Modric che si mangia un rigore a 40 anni. Okay, e dopo aspetta. Un minuto fa gol. Aspetta, Ale, mi puoi confermare solo una cosa? Ma questo sei te? Quale? Questo? A storia. Vabbè, ma perché quel gruppo casava? Quel gruppo casava? Ma non scritto. Mamma mia, sta scherzando. Io ho detto, non è che sono contro l'Italia, sono simpatizzante. Ma sto scherzando, ragazzi. Su. Io volevo essere argomento leggero. Dobbiamo andare sul pesante, no? Ve prego. A te che mi conosci, ho sempre detto sta cosa che non sono tifoso dell'Italia, sono simpatizzante. Simpatizzante, esatto. Io sono della Roma. La Roma mi fa tornando all'argomento.
c'ho 24 ore in testa, la Roma, il calciomercato, quello di Italia, la partita, se non segnava Zaccagna, però c'è una differenza tra quello, c'è una differenza importante tra quello che dice Henrix, tra quello che dice Henrix e quello che dice Tagliale, non è la stessa cosa, c'è una differenza. Henrix parla di emozioni, non gli piace, non gli piace sta nazionale, non la segue, però di non esulto perché quello è da Lazio, secondo me non c'ha proprio senso, ma non avrebbe e Materazzi mi stava sulle palle, scusa, ma se a me non mi è uscito di esultare perché ha segnato Zaccagni, ma perché devo far finto? Go! Ma no, ma per l'Italia te lo condivido, non capisco il fatto perché ti fa Lazio, non mi è venuto, non mi è venuto, io ce l'ho contro il derby, mi ha segnato per anni, non ci ha segnato il derby, non è venuto, che cazzo ti capita? Però scusa Ale, però te posso fare una domanda, ok, però ti posso fare una domanda. Non metto un giocatore da Lazio, non metto manco un giocatore da Roma. Ieri sera mettiamo caso segna, non so, Chiesa, che fai? Esulti o no? Ma avrei esultato se avessi segnato Chiesa. Perfetto, te la metto in un'altra maniera. Segna Zaccagni, ma tu vinci 5.000 euro grazie all'X che prende Zaccagni. Ha voglia se esulto no? L'immortacci sua. Aspetta, voglio capire questo. Che cazzo, 5.000 euro no, ma no per Zaccagni. No, lascia perdere, però tu lì c'hai 5.000 euro, vinci con Guardò 5.000 euro, tu go, lo fai. Cioè, Zaccagni, domanda, Zaccagni. Però rispondimi, ma lo fai o no? Io lo voglio vedere a voi, ma mannaggia la miseria, ora ritorno indietro, perché qui, perché... Ma guarda, io ti dico una cosa, a ste europeo, ti dico una cosa, a ste europeo, io ho esultato al God dei Totti, però vabbè, chiaramente non può, ti fidate quello che ti dico. Però se domani, se sabato segna Pellegrini 1-0, ti dica la verità, io esurto. Ma non perché Pellegrini, a me mi frega un cazzo, è la nazionale, voglio bene la nazionale, ma segna, chi segna? Esurto, frate, de sicuro, non è che posso dire ti amo e cose non varie. Grazie a cazzo. Ha fatto ieri però, Ma certo, ieri esurto al 200%, perché sicuramente il giocatore che gioca nella squadra. Io non dico niente. Ma esurto. Coglione, mica segno. Come più Comparella, coglione, non ci provare. Uno, vai a uno, c'hai proprio i sentimenti. Io non dico nulla. A me, non mi ha, quando ha segnato Zaccagni, non sono riuscito a esultare. È più forte di me. Che devo fare? Ma poi io già faccio fatica a esultare. A me fa schifo il tribunale dei social che deve giudicare Ale perché non ha esultato. Ma se sei il primo che giudica, sei il primo giornalista, sei il primo terrorista, giornalista terrorista. Però io posso dire una cosa. Aspetta, no, aspetta. Giordano, sei il primo che rompe il cazzo a tutti. Sei il primo che rompe il cazzo a tutti. Grazie, Bergomi Pupazzo. Libertà, no, libertà. Poi Damiano non era il fatto, però io per dire il calcio mercato lo faccio da tutte le squadre. Ma queste sono emozioni. Però scusa Ale, te posso fare una domanda, poi dato parolasso. Scusa Ale, ma se tu devi dare una trattativa chiusa da Lazio, che fai? Dai. Ma lo faccio sempre. E allora? Però le sue emozioni. Ma secondo me, poi tu sei libero di fare quello che vuoi e finisco. Secondo me, se tu esulti Angò, poi non voglio dare patenti, ci mancherebbe, però non penso che se tu esultassi io credo pure che da tifoso da Roma sono uno che porta sempre rispetto alla Lazio, no, ma che vuol dire, ma non c'entra nulla, io ti sto dicendo che a me è sembrata strana la vostra reazione, perché non pensavo i pianti, però un go ma aspettavo, prego Asso. Non mi è venuto, vabbè, ho pazienza. Se puoi, sì, a seguire su quel VOD, sul VOD d'Alessio, se va un pezzetto avanti, perché Faina è un impostore. No, ma non ce l'ha il VOD, stai, me l'hanno mandato quel video. Se lui va sul VOD d'Alessio, va un pezzetto avanti, e almeno uno capisce quello che voglio dire quando spiego. Grazie, Frasco. Di una nazionale che questa nazionale, diciamo, non mi emoziona, non mi trasporta, ed è normale che non sono coinvolto come ero con la nazionale del 2020. Ma segna Zaccagni, al pezzo che segna Zaccagni, va un pezzettino avanti. Cosa dico, che cosa dico Emanuele? Segna Zaccagni? Guarda che c'è replay, amico mio. Vabbè, stanno zitti tutti, ragazzi. Con la stessa questo vai. È un mio pensiero, ragazzi. Amico mio. Guarda che c'è replay, amico mio. Lo stanno zitti tutti, ragazzi. Con la stessa telecronaca.
No, pezzetto, ma sapere, sapere, di... pezzetto, vai, pezzetto di dietro? Dietro, dietro, dietro. Oh. Dietro? Guardo fermo. Bene, Emanuele. Emanuele è il momento di riflessione. Qua, qua, qua. Emanuele, mi guardi sì. A sto co che ha fatto Zaccagni e dimmi che ti ricorda. Guardo bene, Emanuele. Stesso identico go. Te dico l'anno. Vai. 2006. Non mi frega un cazzo che è della nazionale, è un mio pensiero, ragazzi. Guarda, amico mio. Guarda come ride Emanuele che guarda che c'è lei, amico mio. Vai. Lo stanno a di tutti, raga, con la stessa telecronaca. Oh. Andiamo Caressa a Berlino, Bergomi. Caressa Bergomi de Del Piero. Oh, amico mio. Guarda, vabbè, no, sì. Paga la Fiori, porta palla, rompe la linea. Lo vedi che prima ne parlato, tocca guardarlo tutto lo spezzone, amico mio. Mi sono quindi ti sei emozionato tu. Quindi ti sei emozionato. Mi sono emozionato perché mi ha ricordato il gol del 2006 di Del Piero. Ho detto con la stessa telecronaca, quindi parlare a vuoto a vanvera. Vedi che cosa porta il pezzo del però, però scusa Ste. No no, poi chiudiamo e andiamo sulla partita. Il primo pezzo però prima mi hai detto che... quando c'è stata no, però mi hai detto che prima non ti emozionava la nazionale, poi mi ha ricordato, ti ho detto che mi ha ricordato il gol di Zaccagni, mi ha ricordato quello di Del Piero nel 2006 con la stessa telecronaca e mi ha emozionato. Ah, però poi non riesco a capire perché almeno un gono fai se te sei emozionato. Però vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Oh, almeno un gono fai. Ma mica siamo tutti come te che dobbiamo fare le reazioni finte da mettere su TikTok, cretino. Grazie Mancio. Comunque andiamo sulla partita perché io sono molto curioso di sentire sia Giordano ma anche da Iale, i fautori del calcio. Hai visto a Dani da un po' copiato, Ale? Facciamo calcio. Facciamo calcio. Allora facciamo calcio. Tu ieri non aspetta, andiamo in ordine, prego. Ma intanto se mi metti gli highlights per favore, Marco, Enerix. Io non so per niente contento e dopo ti spiego il motivo. No, non è come voglio io quel gioco. Prego gli highlights e poi Marco Giordano. Sì, andiamo con gli highlights. Andiamo con l'inno, amico mio. Damiano, io noto in Andrea, tanto che non si va con l'inno. No, chiedo anche conforto a Luca. Ho finito la voce. Si è torrizzato Enerix, non so se ci avete fatto caso. Che? Si è un po' torrizzato Enerix. Poi allarga. Mi è diventato un po' torre in alcuni. Prego Giordano. Questa è un'accusa gravissima, Giordano. Esteticamente è finta, sianismo. Stavo in live. Abbiamo torre che è simpaticissimo. Giordano, ma lei che facciamo calcio. Che cosa fa per guardare Enerix e torre in live? Per quale motivo li guarda? No, quando e vedo dei, cioè torre perverso Enerix era più rapido, più no ma smart. Stavo facendo calcio, cretino, ma lei non capisce le gag, però ma lei non ascolta. Giordano, mi faccia sentire, ma facciamo calcio. Spalletti, prego. Vabbè, possiamo già andare o facciamo prima scorrere tutti? Vada col voice over, vada. Allora la questione è molto semplice. Questa non è la nazionale che Luciano Spalletti ovviamente ha in testa. È stata una brutta partita, è stata una brutta nazionale, soprattutto nel primo tempo, è stata una brutta nazionale contro la Spagna. Io oggi non sarò qui a difendere la nazionale di Luciano Spalletti, perché è Luciano Spalletti il primo a dire una frase chiave e determinante. Noi non abbiamo raggiunto né tantomeno sappiamo qual è il nostro livello. Quindi, tra i responsabili di questo ovviamente momento complicato, c'è anche e soprattutto Luciano Spalletti, che ieri sera, a domanda precisa del collega Dario Ricci di Radio 24... Qui bene il blocco Inter, Di Marco che va in leggera pressione, Barella che li chiama allo scambio, cross in mezzo, bastoni Darmian che dormono. Beh, questo è proprio il capolavoro del blocco Inter! Il capolavoro del blocco Inter! Prego, guarda che la mazzata più grossa fa Di Marco, guarda il rigore, va dietro. Ne frega un cazzo, Ciccione, stiamo parlando dell'analisi di Giordano. Prego, Giordano. Vabbè, comunque... detto questo, è chiaro che non c'è... Cioè, se adesso vi mettete a dire... Se ci... Allora, ripetemi tutti quelli che stanno...
Se ci fosse stato Massimiliano Allegri, ah, se ci fosse stato Tizio Caio Sempronio. Non mi devi cacciare, te lo dico bene. No, ecco il gol, ecco il gol. Dai, ma come si fa di cadere dove va solo appoggiato? Sì, 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 ma ora ci arriviamo. Dai, ci arriviamo. Dai, ma la giocata vera da calcio pure è di Calafiori. Dai. Calafiori, per carità, però non è che era solo da appoggiare. Calafiori fa una giocata super. Se non fai sto gol, non puoi giocare in Serie A. Dai, tutto il tempo del mondo per prepararlo. Ma tutto il tempo. No, no, no. Tutto il tempo del mondo per prepararlo. Palla lenta, solo contro il portiere, senza pressione. Anche la sbagliano. Io per due ho fatto il ciabatte. A me se mi capita la palla là. Se ti arriva con la palla là, vanno in autostrada per tornare in Italia. Con cioccoli e una birra. Prego, Giordano, concluda sta cazzata. La grande sconfitta è la tua. E di tutti quelli che dicono che il calcio è semplice. E facciamo calcio! Ha giocato il calcio semplice e per 30 minuti è stata fuori dall'europeo. L'Italia contro la Svizzera recuperi la sua identità voluta fortemente da Luciano Spalletti e ha qualche possibilità in più di andare avanti. Ma quale sarebbe quella con la Spagna? Non è semplice, contesto fortemente il tweet del mio grande amico Fabio Bergomi che dice si recuperi quello che si fa da 100 anni. No! Il calcio è evoluzione e studio e progresso. 100 anni fa era un altro manifesto, è un altro calcio. Il calcio è semplice, Marco. Calafiori per Zaccagni. Basta non dare palla all'interisti, Marco! Amico mio, riprendiamoci la nazionale! No, ma Marco ha ragione. Prego, cioè, Bergamo. Grazie. Marco ha ragione, il calcio si sta evolvendo e io sono il primo che adora la tattica e sono curiosissimo di vedere che cosa ci riserverà dal punto di vista della preparazione, degli schemi e tutto quanto. No? Vada Bergomi, no, non interrompa, vada. No, io non ho interrotto nessuno. Non è che se vada. Ciccione, lo caccio. Gente interessi. Quindi sono d'accordissimo con Giordano, però dico, come dissi 6 anni fa in quel video sul 4-2-3-1 a Pioli, che non puoi fare a Pioli. Sei anni fa dissi a Pioli all'Inter, non fare però questo schema se non hai gli ingredienti corretti, e qui è uguale. Cioè Spalletti non può fare certi tipi di gioco con certi giocatori, uno. Secondo, l'altro attacco che gli faccio è che al di là dello schema questa nazionale non ha né cuore né palle, e quelle comunque vanno al di là dello schema. Qualità. Scusate, vorrei possiamo dire che è una nazionale che non casa di schemi. Uno può parlare, scusate no. prego Cohen, prego. Ma nell'Italia secondo me c'è poca qualità, i giocatori di qualità sono talmente pochi che poi tu puoi girare il modulo, li puoi mettere a 3, a 4, questi non hanno qualità, sono pochi quelli che hanno qualità, però puoi ovviare alla qualità, c'è un modo per ovviare alla qualità, alzi l'intensità del gioco, questa è una squadra che però non è portata ad alzare le competizioni della nazionale, è complicato perché questi fanno attenzione, però tu c'hai molti interpreti in ruoli chiave che non hanno l'intensità la loro caratteristica principale. Grazie a Fabio, grazie Sacchino, a passare a Pellegrini per poi arrivare anche forse a Di Lorenzo. No, cioè questi sono giocatori. Grazie che ma tu hai valutato quali sono le alternative? Le hai valutate? C'è Darmian, Darmian e Roberto Carlo. Non è che cambia. Però allora o mettiamo una squadra fisica, dentro Foloruscio, dentro Zaccagni, dentro Chiesa. Faccio i nomi, ma dove andiamo con questi nomi? Le altre nazionali giocano con Sutalo, con Pogrančić, non è che giocano con tutte quante. Ma chi? Tu devi guardare le migliori, non devi guardare quelle. Ma capito, però in questa Spagna con chi gioca? Dimmi quale italiano gioca nella Spagna? Pochissimo. Luca, però perdonami, sai che io ti stimo tantissimo, lo dico seriamente, però questa analisi l'abbiamo già fatta ieri, l'altro giorno. Cioè, non è vero quello che dici, è oggettivo. Effettivamente falso, ha ragione Augusto, c'è l'intensità, c'è la gara, c'è la voglia, cioè poi non puoi bocciarli tutti, perché io adesso ti faccio la domanda e ti faccio dire due domande, dimmi chi sono i giocatori
adesso in questa squadra che non meritano delle menzioni che hanno già avuto dalla FIFA, dalla UEFA, ce ne sono una marea, a partire dal portiere, che a te non piace, ma quello è una cosa tua. Fatto una gran secondo partita ieri, Zizou. Tu preferi... Allora, facciamo, chiediamo anche alla chat. Preferireste, se ve la ricordate, molti sono giovani, preferireste allenare questa nazionale o quella del 2016? Vabbè. Dove tra l'altro dormiamo... Fabio, basterebbe fare calcio. Basterebbe fare calcio. Ma io chiedo. Ma sapete la meme vostra? No, vi do Pelé, vi do Eder. Mamma mia, ma perché dovete copiare sempre gli altri? Ma inventate qualcosa del vostro, grazie. Eder, Zaza, io vi do questi qua. Sì, ma ottenne dei risultati, perché? Perché faceva il calcio, quello mi chiudo dietro e provo a ripartire e fotterti in contropiede. Quello faceva conto. Ha fatto il calcio che poteva pragmatico, fare. Pragmatico. Per Conte su quella nazionale. Ma non ce l'aveva. Ma non ce l'hai l'interprete con questa squadra. Guarda, chiedo Augusto, scusa, chiedo di intervenire. Ma avere un blocco Juve della difesa. Fabio, ma un blocco Juve della difesa. Sapete, De Rossi. Sì, Augusto. Fabio, però sì, scusami. Ma nel 2014, Augusto, quella nazionale che ha il blocco Juve in difesa, nel 2014 in Brasile, fa una roba, sì, che però, perde però in quel blocco là arrivava in finale di Champions, arrivava in finale di Champions. Chiedo scusa, il grande Luciano Spalletti, Luciano Spalletti, fatto il miracolo a Napoli, secondo qualcuno non può essere criticato perché ha fatto il miracolo a Napoli. Riassumo il girone di Luciano Spalletti. Vince 2-1 di Cortomuso contro l'Albania grazie a un miracolo palese di Donnarumma all'ultimo minuto, perde 1-0 contro la Spagna e poteva finire tanto a poco, ma sempre per un miracoloso Gigio Donnarumma perdiamo solo 1-0. Pareggia al 97.10 con una Croazia a fine ciclo grazie all'eroe nazionale Zaccagni e a un portentoso Gianluigi Donnarumma. Aggiungo una legge, sì, perché non me lo ricordavo. Provate a pensare, aspetta, ma maestro, aspetta, si qualifica gli europei rubando una partita all'Ucraina, ma lo diciamo? Diciamolo. Fuori, porca puttana! Buciano Sculetti, sei l'uomo più fortunato del mondo. Buciano, Sbucione, qua mi ha colto in castagna. Come ha colto in castagna? No, rubato no, c'è un episodio dubbio. Ladri! C'è un episodio dubbio, ma ci sarebbero stati forse gli spareggi. Comunque, detto ciò, a me dispiace sentire questa retorica, perché sembra che noi dobbiamo portare in gloria uno che alla fine ha vinto uno scudetto, che sia miracoloso, perché comunque viene con un Napoli che non lo vinceva da 33 anni. Ma parli tu che lo fai con Inzaghi, che ha vinto uno scudetto, bravo! Coglione, lo fai tu con Inzaghi! Vinto perché 77 coppe! Ma che cosa? Perché Spalletti non ha vinto? Ma che ha vinto la Coppa Italia? Con lo Zenit San Pietro Buco, non dire che amo Zenit è una squadra pallone. Amo Zenit è una squadra pallone. Amo Zenit è una squadra di pallone. Non hai coerenza. Amo il campionato russo e il campionato di pallone. Ma non sei preparato per fare l'analisi. Dicevo. Provate solamente a pensare se questo girone qua l'avesse fatto questa persona qui. Oddio, quello che oggi sarebbe potuto accadere. Oddio mio, basta, per favore, e facciamo calcio. San Pietro e facciamo calcio. Allora, Andrea, io faccio una domanda, però la faccio serena, mi rivolgo a voi che lo conoscete anche meglio di me. Ma lui è l'ufficio stampa di Massimiliano Allegri, cioè se Allegri lo paga a Damiano, io dico vabbè, ok, è un compito. No, lo paga solo Inzaghi, gli dà qua il drink con la mozzarella a Ibiza ogni tanto, lo lascia pagato. Ma con la mozzarella, che drink è con la mozzarella? Sì, allora, e quindi cade tutta quella roba, no? I giornalisti sono amici di... I giornalisti parlano per... Il primo a parlare solo per... amicizie e interessi. Infatti, Marco, non è amico Allegri, Marco, ma tu non hai capito, ma tu la cosa Allegri, che non capisci, non è Allegri, Allegri non è mio amico. Ma adesso do un'email, chiunque sappia fare regia mandate il suo curriculum che dobbiamo cacciare via questo fuori Ciccione. Allora qui Alessio, sì. No,
allora un par de palle. Allora, innanzitutto, se vuoi criticare la mia persona, lasciami dentro e non buttarmi fuori, perché io la prossima volta ti querelo. Ma devo fare il monologo. Perché mi devi lasciare dentro, perché questa è dittatura. Se vuoi la democrazia, devi lasciarmi dentro. Se non la vuoi, io da domani vieni e non fai regia, vieni come ospite, però. A occhio non la vuole, eh. Dicevo semplicemente che... Purtroppo, quando non si hanno argomenti calcistici, bisogna ricorrere e andare sul personale. Ed andare sul personale, dicendo tra le altre cose delle falsità per le quali verrai querelato a breve termine. Per questa cosa. Sì, no, chiaro. No, ma rimango sul calcio, Sciscione, rimango sul calcio. Perché purtroppo quando vi si nomina Massimiliano Allegri voi impazzite. Ma che c'entra voi state Allegri? Portando, perché me lo stanno nominando, mi stanno dicendo sono il bidet di Allegri. Sono il bidet di Allegri, mi hanno detto, scusi. Ma lei detto che sono il bidet di Allegri, scusi. Ho detto chiaramente che sono il bidet di Massimiliano Allegri. Mi perdoni. Me l'hanno detto no. Lei ha detto che io prendo dei soldi da Inzaghi e io la porto in tribunale. Basta. È un upgrade per lei, bidet, perché lei è un cesso, non è un bidet. Ma te vuoi sta zitto? Agloaga! Porta Cezio Sergio! Agloaga! Per quanto sei alto, c'hai la rete fognaria più grossa d'Europa! A verme! Quindi è stato facendo un complimento quando le dicono bidet. Chi sta a parlare? Di un allenatore che sta giocando a fermati! Fermati, vi prego, qualcuno può tirare la clip di quando Augusto dice con un tono stentorio lei è un cesso. Giordano ride perché ci si sente. Comunque, tornando in noi, ore 17 abbiamo fatto un contenuto clamoroso, 77. Questa è la tua resistenza. La resistenza non sgancia. Questo è lo la resistenza non sgancia. Ma il fascismo torna. Sono stato tenuto fuori mezz'ora per le tue cazzate. Mezz'ora sono stato tenuto fuori. E ti sta bene, imbecille. Buttalo fuori. Buttalo fuori. Perché buttalo fuori? Sono stato troppo. Perfetto. Allora, adesso possiamo tranquillamente andare avanti con la trasmissione. No, io credo che sarebbe il caso. Caro Marco, e mi rivolgo a te come ad Asso, come ad Aio, alle THC! Ha cambiato! Oddio, il principe! Il principe è diventato della resistenza! Il no, principe è diventato della resistenza! Resistenza di titanio, principe! Lei è radicale! Faccia le sue battaglie del cazzo! È radicale! Ma che è se radicale! Non posso fare il cognome! 3% c'è Enerix. Grazie Jacopo. Ma veramente, Enerix come Emma Bonino. No, per favore, Chirico, meglio morto che Bonino, per come cortesia. Trappelati. Giordano, trappelati, purtroppo ogni tanto questi errori si fanno. Chiedo scusa. Quindi per lei, io, Bergomi e Chirico siamo la stessa persona. Sì, diciamo che a tratti faccio fatica. Però... Cioè, solo Stefano viene distinto, non si sa perché. Perché c'ha la cucina, no, per la cucina, per la cucina. Un parrucchiere diverso, Marco. Scusami, Ene, però io sono preoccupato. Che c'è un amico che non ha detto una parola oggi, è un po' triste. È morto Daiale. Per favore. Volevo dire la mia sulla partita. Prego. Lo vedo scazzato oggi, Ale. No, non so, mi fanno incazzare quando la gente spam di cuori in chat per Daiale, forza! Mi vuole insegnare a vivere e mi dice quello che devo fare. Io proprio sono spirito libero. Ma sono i capelli quelli, Ale! Tu te sei messi i capelli? Vedi Giordano, per dirti, una volta visto Giordano come ti trattava al suo pari. Adesso sente che sei superiore. Ma che fa con Dragon Ball? Io dico una cosa, ieri critiche pesanti da parte mia a Luciano Spalletti. Luciano Sculetti. Snaturato, che ha messo una formazione in campo che non mi è piaciuta nei singoli, ma anche nella disposizione degli uomini. E perciò per due critiche che aveva preso, una partita persa con la Spagna che è più forte a livello di singoli rispetto all'Italia, cambia tutto. Con l'Albania gli avevo fatto i complimenti perché ho visto un grande primo tempo, cambia tutto per questa partita, per fare
per prendersi questa qualificazione che alla fine viene anche per caso, perché viene a 7 secondi dalla fine. È una partita che secondo me non ti insegna niente, ti fa qualificare, vai agli ottavi di finale, per carità di Dio, però grazie, non Luca. È il modo di cambiare. Grande Cohen, grande Cohen con il Prime, bastardo! È totalmente gratuito. Non è il modo questo di cambiare il nostro calcio, i nostri ragionamenti, perché lui che ci dice che bisogna giocare bene e non bisogna pensare solo a vincere, ieri è stato incoerente, ha pensato solo a vincere. Va bene, Rizzo, perché va bene. L'Italia stava al primo tempo, quindi lei sta attaccando Spalletti, scusi, sì, al primo tempo, meno male, al meno primo male. Tempo sembrava Spallettino, sembrava Spallettino, l'Italia era passiva, non pressava alto dietro la linea del pallone. Damiano, sai qual è la differenza tra me, Ale e la gente con come te, che noi amiamo il calcio, tu ami bravo. Le culture alle quali ti leghi per anni tutte le opportunità. C'hai, noi siamo per il calcio. Io non so cosa stia facendo Andrea, però è una cosa brutta. Ma io ieri, ma io sono incantato, fermati. Per il calcio, Marco, te faccio questa confidenza. Marco, te faccio questa confidenza. Io ieri mi sono emozionato al gol di Modric. Perché era, vabbè, una favola, vabbè, era una favola calcistica, Argo de Mon. Vabbè, però se fai questi discorsi non devi ti far provare. E poi no, mi emozionato proprio il tutto. E quindi, poi quindi ti sei emozionato pure al gol di Cane al derby. Capace che avrei pure giocato al gol del Zaccagni. No, basta con sto video d'Ancelotti. Guarda come fa calcio Guardiola, guarda come fa calcio. Ma io non posso parlare con uno che fa vedere queste cose. No, dai. Ma l'hai visto Guardiola? No. Frate, che bello. Ta. Frate. Stop. Frate. Ma sì, stop. L'ho visto. Sì, no, allora, ce l'ho, bravo. Stop. Mia, allora. A Napoli, all'Everton, ta non l'ha fatto. Così come Trapattoni non l'ha fatto in a Cagliari o a Firenze. A Cagliari e Firenze, quindi ta, calma. Perché poi, esatto, conta sempre... Sei mutato cretino. Che pure Calafiori, Calafiori è andato dritto, ha scaricato sulla destra, tira in porta. Calafiori, il calcio è semplice. Lo volete capire che il calcio è semplice? La linea. Allora perché tu sei qua a parlare come un bistorto? E non sei allenare la nazionale italiana? Perché è una pippa. Perché è una pippa? Perché non fa calcio. Dovrebbe essere allenata da un commissario tecnico, un selezionatore. Basta, dai, ha rotto il cazzo con queste sue idee rivoluzionarie di merda. Le idee rivoluzionarie di Farina, non ce ne frega un cazzo. No, andiamo avanti e parliamo di mercato, no? Per favore, dimmi. Bergoglio. La cosa che fa ridere è che l'Italia, quando è disperata, tira fuori il meglio in quel minuto, no? Ma l'Italia non ha capito che noi siamo disperati dal primo minuto di questo girone e quindi avremmo dovuto giocare non come dice quell'incompetente Giordano, ma avrebbe dovuto giocare come dico io dal primo minuto, perché l'Italia era la frutta prima di iniziare. Non si è capito, l'Italia era al primo minuto della prima partita. L'Italia si è qualificata si capisce in cazzo come dici. Fabio deve giocare. Soprattutto le stronzate delle conferenze stampa, Fabio, posso dire una cosa? Posso dire la mia? Il problema della nazionale italiana, prima sentivo parlare di garra, di intensità, non è tanto senza palla, perché senza palla l'Italia si muove anche abbastanza bene. Non è vero, facciamo schifo senza palla. Non è vero, non facciamo schifo senza palla. Siamo passivi, ma non è detto che una squadra debba necessariamente essere aggressiva. Non funziona così. Puoi tranquillamente essere passivo per recuperare il pallone. E innanzitutto mi fai iniziare e finire un discorso, perché quando tu fai i tuoi monologhi di merda sulla Lazio che fanno addormentare, basta, e anche i sassi in riva al mare, nessuno ti interrompe, nessuno dice un cazzo. Quindi adesso se mi fai la cortesia di metterti una mano in culo e tacere, mi fai un favore, vorrei finire un discorso. Dicevo, per favore, educazione, per favore, educazione.
Il problema, secondo me, è tutto quello che succede poi con la palla, soprattutto quando si entra nella metà campo avversaria. Non ci sono movimenti preventivi, c'è una staticità totale degli uomini in campo. Nessuno cerca la palla, nessuno si muove in profondità, nessuno fa il terzo uomo. Come puoi inviare con un allenatore che faccia calcio, con un allenatore che dia dei principi? Allora, vuoi sapere qual è la soluzione? Una alla volta, Sembra che gli abbiano detto: mister, noi però così facciamo fatica. Vuoi sapere qual è il problema, Fabio? Le sue idee del cazzo inapplicabili sono state bocciate dai suoi uomini. Fammelo dire, metti il post che abbiamo messo adesso, lo faccio vedere. C'ha ragione, però il problema è uno: il problema è che Spalletti ha dei concetti estremamente funzionali se applicati nel corso di una stagione, se non addirittura due stagioni. Hanno bisogno di tempo per essere assimilati. La soluzione qual è? Dare pochi concetti ma più semplici. Basta. Se tu non hai qualità nella metà campo, perché sei lento? Ma non è vero che non hai qualità, Augu. Tu l'hai detto perché siamo statici. Ma siamo statici a livello di movimenti, non di qualità. C'è una sola possibilità: rubare palla nella metà campo avversaria, oppure rubare palla spesso e volentieri negli altri palloni. Però ma ieri doveva fare la pressione. Ieri doveva fare dimmi. Dimmela. Bisogna far calcio. L'Italia ieri ha apprezzato alto. Perché la Croazia non aveva colpi. Grazie Fagiro. Tutti palleggiatori. Grazie Alessio. Sei centrocampisti, aveva tutti forti, però non avevano velocità, perciò tu, se gli dai il possesso palla, la mia maglia fa caldo. Comunque poi il tiro da fuori ce l'hanno, sono giocatori che hanno qualità, che hanno vanno a prendere alti. Che cosa fanno? Danno il pallone a Kramaric. Kramaric non è velocista. Che cosa fai? Invece ieri è stato l'atteggiamento, l'Italia ha preparato la partita, si vedeva per i primi 20 minuti d'Italia, tutta ordinata dietro la linea del pallone, linee strette, passiva senza mai pressare. Senza apprezzare, linea corta, aspettava che sbagliavano gli altri. Quando ha apprezzato dopo i 20 minuti, ha apprezzato per 10 minuti. Oh, scusami un attimo, Ale, perché poi io c'è una cosa che non accetto ed è l'ignoranza della chat che viene fatta passare come ignoranza mia. I movimenti preventivi sono intesi come questi, cioè i movimenti che vengono effettuati non in funzione della palla, ma in funzione. Subute, preso, imbecille, ma che cazzo hai subuto, cretino. Ma è la tattica calcistica, coglione, ti sto spiegando che cos'è, il movimento preventivo è il movimento in funzione di chi riceve il pallone, di chi sta per riceverlo, e non in funzione della palla. Quello è un movimento preventivo, uno smarcamento preventivo, un attacco dello spazio in funzione del terzo uomo. Ma io non posso spiegare il calcio qui perché nessuno di voi lo capirebbe. Aspetta, volo così. Allora, fenomenale Calafiori, fenomenale Zaccagni sul gol, ma vi dico una cosa che adesso farà incazzare molti. Calafiori fa un passaggio che è più difficile di quello che c'aveva. Ma va. Perché Calafiori se la dà dritta per dritto, sì, c'ha Scamacca, no, c'ha Scamacca, c'ha dritto per dritto, c'ha Scamacca. Se pretendi il passaggio, fa una cosa meravigliosa, ci mancherebbe. Sì, fa una cosa meravigliosa e fa una cosa meravigliosa a Zaccagni, però il passaggio più facile secondo me era dritto per dritto a Scamacca. Vado a fumare. Perché tutti quanti vanno là, non ce l'aspettavano, perché poi lui è mancino, invece di destro dalla palla a Zaccagni, sì, e lo aveva smarcato. Si accentrano tutti a coprire la linea di passaggio. Si accentrano tutti per coprirla e lui la dà là invece di destro, che non è il suo piede. Faina dove avrebbe dato la palla, dove stavano andando tutti. Ma ragazzi, ma è un difensore, non si può pretendere il passaggio geniale. No, ma tutti stanno andando al centro, lui doveva la palla. Ma è bello che parte dalla difesa. Allora, però un attimo, perché ci sarà la Svizzera. Un attimo. Secondo me è una bella azione, ma non è un assist.
è tutto tranne che un assist. No, vabbè, un assist. No, è un assist perché lo fa diventare Zaccagni, ma non è una palla da mettere dentro. No, aspetta, no, 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 vabbè, su questo tutte le no, il gol lo devi fare, tutti quei gol devi fare, è normale che è un gol meraviglioso. Però aspetta. Nel 2006 non è gol a porta vuota, perché stavo detto questo, stavo detto questo, che era facile. Come fai a dire che non era? Aspetta Bergomi, aspetta Bergomi, aspetta, poi Giordano. Ho detto che il gol era facile. Gol diventa facile perché lo fa bello lui, e più bello per gol dell'assist. Di cazzate. Questo sono d'accordo. Per me che la storia di Zaccagni è 8 e mezzo 9 come gol. Gilardino addormentato, girato, occhi chiusi su Del Piero e Del Piero all'incrocio è da 10. Più o meno, no, questo è più difficile. Ma che sta di questo è più difficile? No, vabbè, il colpo di tacco secondo me è più difficile. Gilardino, ma no, ma Gilardino sta uno contro uno, lo vede, lo sai. Però, uno però, contro però, però quello c'ha cinque persone davanti. Ma che cazzo, voi il calcio non lo potete commentare perché non ci avete mai giocato. Guardiamo un attimo il mio, ma ce l'ha cinque davanti. Scusa, scusa, di Natale non t'avevo riconosciuto. Devi ritirare, scusa, Totò, perdonami, Totò, non t'avevo riconosciuto. Te la fa il culo, per massimo che giocatore. Quello c'ha uno contro due, uno contro due stanno, quello sta con cinque persone di fronte e lui è giocato a calcio. Allora, parocchia domenica, vattene a fa' il culo, va. Non ci avete le basi. Biagio, invece lui leggetele le pagine, ma senti che devo sentire, dai, lui ha giocato a calcio. Allora prego Giordano, poi devo andare su Italia Svizzera poi col mercato, prego. Partiamo un attimo il mito che l'Italia di Conte o l'Italia di qua, l'Italia di là, l'Italia di su. Allora, nessuno vuol togliere, grazie Bergomi Pupazzo per i 100. Nessuno vuol togliere meriti a nessuna nazionale, premessa, nemmeno a quella di Mancini che ha vinto un europeo. Bravo, 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 rispetto per Mancini. Nessuno vuol togliere meriti a nessuno, nessuno vuol togliere meriti a nessuno. Se oggi una squadra 2024 fa eguale il calcio che praticava Antonio Conte, perde sistematicamente tutte le partite appena si alza un po' così il livello. Provo a spiegarmi, e poi dopo mi aspetti, Fabio. Poi queste nazionali di ma telegrafico, ti Giordano. Ti faccio due esempi e ti prendo un esempio completamente opposto. Il meraviglioso Napoli di Maurizio Sarri, dove nacque il sarrismo, 2018, stagione 91 punti, di dove la Juventus fece una partita di quelle che resteranno nella storia contro la tua Inter, in quel famoso fine aprile del 2018, lì quel calcio oggi non sarebbe più praticabile per due elementi. Il primo, e da questo punto di vista Augusto, che guarda il pallone come si fa a terra e quindi nelle categorie basse, i giocatori sono cresciuti tutti fisicamente e atleticamente, quindi andare a sopravanzare gli avversari atleticamente come faceva l'Italia di Conte non è più praticabile. Prenderli solo con il fraseggio, grazie, e Rocchino, con un riferimento palla come faceva Sarri non è più praticabile. Tant'è Marco, Marco. Oh, finalmente si parla di calcio qua. Oh. Marco. Infatti si è uscito. Ha cambiato i riferimenti del calcio. Perdona, non stai, Marco. Ha cambiato i riferimenti del calcio. Quindi i disastri della Juventus di Allegri nascono essenzialmente dal fatto che pratica un calcio che oggi non è più attuabile. Quando il Monza di Palladino va a Torino a dare una lezione di calcio alla Juventus, grazie, ma lo fa perché ha i giocatori più forti, lo fa perché ha delle dinamiche più chiare con le quali aggredire quel tipo di calcio che ormai invece quando abbiamo battuto Spagna, Belgio, tutti i gironi, la Germania che viene nel mondo, quasi è riportata ai rigori con degli scarponi, non avevamo riferimenti. Ti ripeto, è un calcio che all'epoca aggrediva l'avversario, lo metteva in difficoltà. Ma non è vero, era un calcio intelligente. Non può usare le stesse armi. Avevamo De Rossi che non giocando con l'MV. Sarebbe giocato con Sciglio, Giaccherini, Parolo e De Rossi che è infortunato. Abbiamo fatto i parlati a prendere riferimenti di 8 anni fa e contestualizzarli. Quello che dice Damiano è demagogia per avere la clac della chat. Ma lui vuole solo quello, Marco. Loro vogliono solo quello. Nessuno. Noi parliamo di solo insulti, sta piano.
Marco, loro sono qui soltanto per quello. A loro non interessa fare calcio, a loro non interessa dare opinione, a loro interessa soltanto l'applausino della chat, così che poi possano fare i loro 100, 150, 200, 300 abbonamenti e andare a dormire felici con la pancia piena dopo aver mangiato e dopo essere soddisfatti. A loro interessa questo, Marco. Ma siamo noi sbagliati che proviamo a cambiarlo, siamo noi sbagliati che proviamo a combattere un sistema che evidentemente collasserà su se stesso prima o poi, perché alla gente interessa l'opinione reale, l'opinione sentita, l'opinione sentimentale. Non interessa sentire qualcosa che si sa che otterrà consensi. Nel breve termine può funzionare, probabilmente sì, ma un giorno finirà, e quando finirà cosa rimarrà? Il calcio. E questo è l'importante, questo è l'importante, amico mio, questo è l'importante. Il calcio rimane, il calcio resta. A me vi è da sorridere molto, perché nella vostra pazzia che i filosofi del calcio di oggi vi hanno portato, tipo, si è addormentato, so, tipo grazie Zidane, nel calcio, come dite voi, nel calcio oggi c'è un re incontrastato che gioca il calcio più semplice di tutti quanti. Ma non è un re incontrastato, alla squadra più forte del mondo, alla squadra più forte del mondo. Mi dispiace che voi, che a voi, voi glorificate persone che arrivano sedicesime in Premier League e pensate che fanno calcio, invece di glorificare gente che in Italia vince la Coppa Italia, arriva terza con un centrocampo che faceva schifo, con un centrocampo che faceva schifo quest'anno, tant'è vero che faceva schifo pure alla... faceva schifo pure alla... il centrocampo di quest'anno, il centrocampo di quest'anno di Massimiliano Allegri non faceva ride solo a Massimiliano Allegri, faceva ride pure alla dirigenza, tant'è vero che lo stanno a cambiare da testa a piedi, stanno a cambiare tutto il centrocampo. Perché dobbiamo parlare di Allegri, che ci ha mandato squadra? Perché è un gancio, perché è un gancio, è un gancio, è un gancio per dirti che l'Italia tornerà campione del mondo se e quando torneranno in panchina allenatori come Massimiliano Allegri. Comunque, detto ciò, io ci allaccio e faccio una domanda a tutti: secondo voi è l'allenatore giusto? Aspetta, Allegri alla Lazio, Allegri alla Lazio, sogno del 25 di Allegri alla Lazio. Allegri alla Lazio, prego Lazio. Secondo voi Spalletti è l'allenatore giusto per sta nazionale? Secondo voi? Ad oggi no. No. È un grande allenatore, però secondo me se un ottimo allenatore, però per me non è un allenatore da nazionale. Per sì, me bravo, però secondo me è bravo come allenatore, ma deve fare un percorso lungo con la squadra. Ma secondo me non è solo un problema tecnico, è pure caratteriale. È bravo, posso fare una domanda? Innanzitutto, vediamo. Prego, poi andare avanti. No, una domanda semplice. Nelle convocazioni, che ha fatto accettare l'Italia Spalletti? Nelle convocazioni, chi è che non porta, che è subito pronto tra i pochi commestibili? Ma però fa degli errori nelle convocazioni, secondo voi? Secondo me qualcosa sbaglia. Sì, ha portato un sacco di esterni e pochi centrocampisti. Quello stato di forma. Cazzo di... Fabian avrei portato. Cosa? Fabian. Io l'avrei, ma gli esterni non l'ha portato. Gli esterni, no, gli esterni, portato, esterni dietro, intendo. Politano, okay. Un mancino a destra, comunque non ce l'hai. Avrei portato Politano, che te può dare una variante in più. Forse Orsolini, no? Beh, la domanda la devi fare, pure. La domanda che tu no, hai, ma il centrocampo, secondo me, manca qualcosa. Alle 20, perché se Spalletti passa con la Svizzera e arriva nelle prime 8 e poi esce con l'Inghilterra e poi ti porta al mondiale. Mondiale nel quale manchiamo da due edizioni. E amico mio, poi comunque posso tutto, dire una cosa, Marco. La filosofia, ci potete ritenere degli esaltati. Dei però cosa ha fatto di straordinario, Marco? In quello che dici, cosa c'è di straordinario? Perfetto, allora dillo a quelli di prima che hanno fatto. Sì, non è che se gli altri hanno fatto peggio, allora. No, ma sai cosa penso, Marco? Andrebbe posta una domanda diversa, però è difficile, mi rendo conto. Però scusate, perché poi devo andare sul mercato. No, aspetta, fammi dire una cosa, poi vai sul mercato. Fammi dire solo una cosa. La domanda diversa sarebbe quella di dire: è giusto che ci sia ancora Gravina a capo della FIGC? Di quello magari ne parliamo. Però Marco, il discorso che secondo me bisognerebbe poi far capire alle persone, perché è vero, a noi piace il calcio, facciamo tutti i ragionamenti del cazzo, eccetera.
Però alla fine la più grande supremazia tattica nella storia del calcio è il dribbling, da sempre e per sempre. Bravo, questo è vero. Ok, è proprio la più grande supremazia tattica nell'universo. E non avere un giocatore dalla panchina che entri con la capacità di saltare l'uomo, come ti faccio un esempio a metà campo, Colpani, perché secondo me Colpani sarebbe stato un giocatore che con le forze prese, con d'accordo, la capacità di saltare l'uomo, avrebbe fatto la differenza. No. Non avere nessuno dalla panchina che abbia queste caratteristiche, ma solo giocatori di sistema, cioè come Frattesi, che hanno bisogno di avere un'organizzazione tattica funzionale a loro per funzionare, su è un problema. È un problema. Secondo me questo è il più grande problema dell'Italia. Su questo sono d'accordo, molto d'accordo. Comunque concludiamo, Svizzera-Italia sabato 18, chi passa? Giordano. Se Spalletti qua 0-0 non se fanno. No. Se Spalletti restituisce la sua idea di calcio all'Italia e non fa per prendere 5 giorni secondo me, allora per me passa l'Italia, anche se la Svizzera è molto forte, se non ha partita. Voglio sapere chi passa, no, se quello applica o quell'altro non applica. Voglio sapere da Marco Giordano chi passa. 55 Italia. 55. Vabbè, giornalista, fratese, giornalista. Così, dai. Bergomi. La Svizzera. Ale. Passa l'Italia. Asso. Italia ai supplementari. Coin. Io mo dovrei fare come i romanisti. Avanti, Okafor. Però che non gioca, tra l'altro. Lo so, non sa giocare. Ma dicono che gli abbia scopato la madre al CT, Una roba favore, brutta, una roba per brutta. Favore. Dai, ci dissociamo chiaramente. Secondo me quando si alza il livello, poi l'Italia viene fuori, dai. Io dico Italia. Dico Italia. E Sciscione. Facile. Chi? Italia. Enerix. Svizzera, doppietta di Ndoye. Bene, abbiamo molte possibilità di passare, ragazzi miei. Avanti Italia, avanti amici miei. Abbiamo molte possibilità di farlo dopo questa. Molte possibilità. Comunque, tu non lo dici. L'Italia, frate, che cazzo lo che passa? Mergo, mi dia il telefono, Salanoglu? Per favore, l'amico che sa tutto. Per favore, allora andiamo velocemente al mercato. Io devo salutare Marco Giordano, grazie Marco. Grazie ragazzi, aggiornamento rapidissimo sul mercato, due cose brevi. Vai. È iniziato da una ventina di minuti il summit in un noto albergo della parte collinare di Napoli tra Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ad Avellino praticamente, De Laurentiis. C'è Antonio Conte e c'è Giovanni Manna, quindi vertice iniziato una ventina di minuti. Allegri alla Lazio! Mi sostituisco a quel bastardo che se ne va a mangiare. Grazie, Allegri. Allora, poi... Guarda il coglione, guarda. Altra cosa rapidissima, ho avuto da fonte certa che il Napoli ha bloccato Alessandro Buongiorno. Quindi Alessandro Buongiorno è un giocatore bloccato dal Napoli. Sì, il Napoli sta aspettando di completare. Ma com'è sto arriva un'altra squadra che gli soldi se ne va. Cazzo, si ha bloccato. E vuol dire bloccato. Luca, ma com'è sto fenomeno, non gioca titolare in nazionale? Ma credo sia per il modulo, Ale. Signori, detto questo, io vi abbraccio. Ciao Marco. Kvara, Marco, Kvara, ci dica di Kvara. Guarda, allora, su Kvara la linea del Napoli è una e una soltanto. Non è assolutamente un calciatore in vendita. Non è assolutamente un calciatore in vendita. Paris Saint-Germain può offrire quanto vuole, il Napoli lo vuole trattenere, sono in corso ragionamenti per il rinnovo. Ok. Grazie, ciao Marco. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Marco. Allora, aspetta, fammi di una roba. Prima... Oh, perché sono scomparso? Aspetta. No, ci sei, è scomparso Ciccio. No, io non mi vedo, aspetta. Eccomi. No, ero scomparso, chat, non so perché purtroppo il calcio fa anche questo. No, dicevo, siccome dicono che la mamma del CT della Svizzera non c'è più, ovviamente chiedo scusa, non volevo offendere nessuno. Un coglione. Era una roba un detta coglione, che ho letto su Twitter, un ragazzi, coglione. Non sapevo neanche chi detto fosse. Detto io, un coglione, meno male. Vergognati. Imbecille, cretino. Vergognati. Non lo sapevo, ragazzi. Allora, andiamo avanti. Onde evitare, se potrebbe.
Ah, volevo dire la sorella, la figlia, era una vecchia, dai, su, non so pensare. Greg di merda, comunque, no, io voglio sentire, no, Bergomi al telefono. Ditemi voi se può fare una trasmissione così. Ma non sta parlando poi, sta palesemente sta facendo finta di stare al telefono. Guarda, non parla. C'è pure il dito mentre parla al telefono. È l'unica persona che non sta al telefono senza parlare, guarda. Sì, mo fa finta di... Secondo me è una finta, eh. Mo fa finta di capire. Metti l'audio. Grazie mille, grazie, ciao. Dai, guarda caso, che schifo. Allora, chi era, bastardo? C'era la Noglu? Era mia moglie col frigorista. Cioè, no, anche col frigorista. Ma lei è una brutta. Per favore, ma come col frigorista? Non basta più. Ma lei si autodichiara cornuto in pratica. No, Ciccione. Ma c'è il mignolino, perché voglio dire la maglia. Adesso lo querelo. È una domanda, coglione, è una domanda. Ma c'è il mignolino. No, non è una domanda. È un'interrogativa positiva. È bello, no, il frigorista sta prendendo un occhio, c'è un frigo che è impazzito e mi chiede che sta aprendo il frigorista, ma dove sta aprendo? Non gira neanche la ruota, io non so fare un cazzo, non lo so. No gli scappati cantigliano, non ci sciogliono la faccia finita con questi doppi sensi. Ieri c'è stato un post di Ciaranoglu, vuole dirci le ultime, perché lei ci aveva detto che questa offerta c'era, insomma, in tal proposito di no prego Bergomi, prego. Prego, è proprio per grazie. È proprio no, qua dicono che c'è il calippo del frigorifero. Per favore! Fuori, Ciccione! Fuori! Allegri la Lazio! Allegri alla Lazio! Allegri alla Lazio! Allegri alla Lazio! Grazie, mio Dio! Una speranza! Grazie. Non mi devi cazzare. No, ci sono aggiornamenti, sono arrivati, ci stanno pure le palle di Mozart, che sennò fuori si squagliano, No. Per favore, Enerix, non ce se metta pure lei. Allora, proprio perché l'offerta è vera, si sono messi a tavolino e hanno detto: cosa facciamo? Perché è inutile star qua, ok, a ciurlare nel manico. L'offerta era reale, è due mesi che Ausilio sa di questa cosa, l'offerta è arrivata, ha detto: cosa facciamo? Facciamo come quando è arrivata l'offerta all'Arabia, quella volta vincevi tu e l'Inter un po' meno, stavolta sono più soldi per noi e meno per te, anche se di più. Che cosa facciamo? Guarda che non ti diamo un adeguamento, scegli. Noi per questa cifra, abbiamo sentito il mister, guardando il mercato, i tempi e i modi, noi vorremmo che tu rimanessi qua al di là di questi soldi offerti. E lui ha detto: va bene. Però l'Inter ha fatto la sua parte, questa qua è una roba. Quindi è capitolo chiuso secondo lei, maestro, o no? Guarda, ieri sera, è una domanda intelligente, ieri sera ho fatto un post e ho detto che se volevi dare la certezza granitica, anche chi ha scritto il post ad Akan, ufficio stampa, poteva aggiungere qualcosa proprio di ancora più forte. Però poi alla luce del commento dei calciatori, dell'intervento di tutti i suoi compagni, di quello che è circolato, penso che questa storia abbia Mulino, sia stata chiusa. Mulino bianco, un po'. No, però scusa Augusto, ma guarda che devi sottolineare che Oaktree, dopo aver rinnovato ABC, è andata davanti a un'offerta importantissima, reale, con una squadra amica alla quale abbiamo preso, e gli ha detto: guarda, no, non è male, come indizio. Vedremo. Allora, se l'offerta arriva per Barella, che ha 26-27 anni e ha un certo tipo di percorso, è logico che è un no. Se l'offerta arriva per uno di 35 anni, è sì. Ma l'offerta di quanto è? L'offerta era vicino ai 70 milioni, ma lo sanno dalla Turchia alla Germania. Ma l'offerta c'era ed è stata recapitata, per quella che hanno accelerato. 70 milioni, ma 70 milioni non te li danno mai. Allora, 70 milioni non te li danno mai. Fabio, l'Inter per 50 milioni lo impacchetta, gli mette il fiocchetto e lo spedisce a Monaco. Si è bloccato Henry. No, 70 milioni è rifiutato l'Inter, dai, non ci credo, ma cosa? Vabbè, solo a me si è bloccato. Sì. No, aspetta, ma non sta dicendo, funziono, Fabio. Mi sentite? Non sta dicendo.
Sì, sì. Fabio non sta dicendo che l'offerta è stata recapitata, credo, da, così da aver capito. No, l'offerta, è detto sì, è così. C'era recapitata reale da un bel 70 milioni. Ha detto lui che ha rifiutato 70 milioni per Cialanoglu. Ma quindi tu ci stai dicendo che Oaktree ha rifiutato 70 milioni per Cialanoglu? Ma vai a fare in culo, Fabio. Ma perché ci dobbiamo raccontare cazzate, ragazzi? Ma perché ci dobbiamo raccontare cazzate? Ma rispetto per noi, ma mica siamo scemi, oh. Ma che no, però aspetta, però però aspetta, Augusto, Augusto ti sta dando una notizia. Tu magari puoi dire che non ci credi, ci mancherebbe, è lecito, no, però non insultare. Ma mi pare una follia, scusa, ma c'ha 30 anni. Va bene, fermati, fermati. Però critichiamo la fattibilità. Augusto, non critichiamo Fabio. Roba, 50 crisi, lo sa anche Damiano. C'ho gli iscritti, cioè, è tutto reale. Oh, ma non fatevi, ok. Se no, non verrei qua. Ma 70 milioni al calcio d'oggi, ma c'è di tutti dell'Inter, forse solo Lautaro e qualcos'altro. Vabbè, ma magari Cialanoglu non è voluto andare, visto il post di ieri. Scusa, ma questo è un altro conto. Ha detto che ha rifiutato l'offerta all'Inter, è un'altra cosa. E perché Faina devi sempre narrare queste cazzate? Ha detto un'altra cosa, questo qua. No, 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 l'Inter ha fatto la sua parte dalla proprietà all'allenatore. Ti chiedo, va bene, domani arrivano, facciamo non 70, facciamo 65, ma anche i 60 o 50 che voi menzionate. Cialanoglu domani mattina è in Baviera, ci sono 50 milioni, allora ditemi che cosa fa l'Inter. Oh, non sto dicendo che facciamo, ditemi cosa fate voi. Per me se arrivano arriva al 50 lo vendono. Per compri il giovane forte. Un giovane forte. Ma ce ne compri due. Siamo al 25 giugno e l'Inter punta con 50 ne compri due. Ah, la Coppa del Mondo. Vai, prego, fammi dei nomi, fammi delle opzioni. Ma vuoi a te i giocatori che ci stanno con 50? No, no, me lo devi dire. Perché Frenturam? Lo prendi? Al volo? Se vendi Cialanoglu lo puoi prendere, no? Quanto costa? È un forte uguale. Una ventina di milioni. No, vabbè, ma sono differenti. Sono differenti. Certo, pure Cialanoglu. Aspetta, però, Cialanoglu quando hanno messo a giocare là non era il giocatore pronto per giocare là. Ha creato Inzaghi là. Ma era già più forte. C'era, puoi prendere a Bari. Insomma, quello che avevo visto al Milan non era fortissimo. Fabio. Giocava in un altro ruolo al Milan. Comunque. No, sì, sicura, pure che Efraim Thuram, però, gioca in un altro ruolo. Però, hai visto Inzaghi? No, vedete che siete già in difficoltà al primo nome? Ma ce ne stanno 100. Ne puoi prendere tre. Ma non lo prendi uno più forte? Lo prendi uno però, più scusate. Più. Ciao, D'Andre. Ciao, amico mio. Scusate, io andavo avanti. Sì, grazie, devo andare avanti perché il Milan avanza per Fofana. Questa è una notizia che ho dato stamattina. Avanza per Fofana. Contatti si sono infittiti. Sì, ora arriviamo. Si sono infittiti i contatti. Si sono infittiti i contatti nelle ultime ore con Fofana. Io presumo. Ho io presumo ripeti, che ripeti, sei coraggio, bastardo. Cosa? Anche questa falsa. Per favore, querela. No, ma tanto è una domanda. Querela. Lei già mi ha affondato Camelio, mi vuole affondare tutta la flotta. Camelio oggi si è presentato perché ha segnato Zaccagni. Stiamo aspettando che fanno Zagnolo. Per favore. Ieri mi ha detto l'ultima. Ieri mi ha scritto, mi ha mandato tutta la mail di Armani, con scritto Armani. Era a me, mica era Armani, mica era Giorgio Armani. Grazie al caso automatica, sì. Ma follia. Era la mail automatica. Io voglio un confronto con Camelio su sta cosa. Ora glielo faremo avere il confronto con Camelio. Comunque ci sarà un contatto con la Roma dal vivo per Tammy Abraham. Io non so se questo risulta da Iale o risulta, non lo so, a Cohen, a Henrik. Intanto non so nulla, ciò che sta nella lista di Fonseca e del Milan non è la prima scelta, ma è nella lista, 100%. Sì, nella lista, e quanti ci stanno dentro a sta lista? Perché sono curioso. No, non lo so. Beh, io penso che se salti Zirze... Al 100%, non è che... Quindi è il secondo della lista? No, però scusa, se anche tu... Allora, ci sono il padre a rompere i coglioni al mercato, fuori dai coglioni! No, comunque, veramente, non è il primo della lista. È uno qua, boicottare... No, ma la notizia è che non è il primo della lista, ma è il primo. Ma se sta dentro sta lista, è una lista di merda, se può dire che se Zirze è buono, ma Abraham come ricordate. Sta dentro una lista. Se vi ricordate, ai tempi, era prima dell'estate, c'era ancora il campionato,
raccontammo qui su questo canale che il procuratore di Abraham era andato a casa Milan, che la Roma chiedeva 30 milioni, quindi era troppo già la richiesta di 30, oggi si parla addirittura di 40. Però una cosa, cioè far passare che banca 25 è lui. No, ma far passare che è la richiesta di Fonseca, ma come? Ci hanno raccontato fino all'altro ieri che, hanno, che Fonseca non fa le richieste, che gli va bene tutto, eccetera. Vabbè, però Luca, non puoi credere a tutto quello che te si viene detto. Però, no, ma non è una richiesta di Fonseca, se lo prendono ci crede la società, non è l'allenatore. Sì, perché però, l'allenatore però, a lui piace, a lui piace. Piacerà, ma lui l'ha allenato o sbaglio, Ale? No, non l'ha allenato. No, l'ha allenato. Neanche un attimo? No. Abraham è molto amico di Domori. Comunque è il giocatore che le potenzialità ce l'ha. Sì, ma 30 milioni dopo tenere. Esatto, va bene come seconda scelta, cioè come seconda punta. Ha insultato fino a ieri. Cioè, tu c'hai come prima una, come seconda c'è un'altra. Ma c'è proprio dignità, Tagliare. Fino a ieri ha insultato. Per favore. Può fare una casa da. No, ma è Roma che gli fa male. Deve andare a Milano. A Milano sì, che c'è sta. Ambienta meglio. Ma là c'è un'altra cosa da chiarire, perché il Milan hanno annunciato il rinnovo di Jovic, ma il comunicato non l'hanno fatto, mancano 5 giorni, non ho capito se Jovic rimane o no. Allegri alla Lazio! Allegri alla Lazio! Possono servire sicuramente, ma non so se... Sì, ma non spendi 30 milioni, amico mio. Pure la Roma in Europa League. Sì, male, me lo devi dare 15 milioni. 15 milioni me lo pio. Ma 15 milioni? No, la Roma lo vende intorno ai 25 milioni. Ma non te li do 25 milioni. Grazie, Okram. No, Henrix, ti ho mandato una cosa, perché non so se è uno spunto per vedere se Zirze sia saltato o meno. Ti ho mandato un link, ma non so se puoi metterlo. No, non è un attacco, frate, perché è uno spunto di riflessione, secondo me. Sì, ve lo faccio vedere. Ah, ho capito. No, davvero, sono serio, non voglio prendere in giro nessuno. Skira ha cancellato il tweet del 10 giugno in cui parlava di Milan vicino alla chiusura per Zirze entro pochi giorni. Secondo me si stanno tutti cacando sotto, non capendo che devono solo aspettare una settimana. Il 5! No, ma però la Prego, nell'articolo in questione lui parlava di accordo sulle commissioni imminente, quindi l'ha cancellato perché poi non si è avverata quella roba lì, non perché si sta cacca sotto di quello che succederà, credo, non lo so, non conosco Schiere, quindi non lo so. No. Però parlava di accordo sulle commissioni. Augusto? Fabio? No, vabbè, ma secondo me il Milan sta a far male in questo momento. Cioè, oddio, sta a far male. Io vedo poche idee pure confuse, perché da Zirzea... A dopo, chat... Ancora con sta storia Zirze andrà al Milan, appunto. Se lo prendono bene, stanno aspettando la fine dell'Europeo, a fondo è chiusa la storia, ragazzi. Okay, ma anche però... perché cioè, la narrazione è strana, nel senso, questi hanno chiesto 15 milioni di commissione, no? E lo sappiamo da quanto? Da un mese. E che cazzo vanno avanti così? Oh, quanto vuoi 15? No, da 15, quanto vuoi 15? Cioè, non può essere reale sta cosa. O c'hanno un accordo o non ce l'hanno. Notizie dura sta roba? Ma che si fa? Notizie. Sei incantato? Il Milan. Eccoci qua. Non ha nessuna intenzione di pagare quelle commissioni. Anch'io penso, come qualcuno ha detto prima, non mi ricordo chi, che alla fine ci andrà, perché ho quella sensazione che faranno qualcosa, troveranno il modo per arrivare a Zirze, ma il Milan, ok, non vuole pagarle. Punto. Ma lo sappiamo da un mese. Quanto riguarda lo sforzo, fallo contento. Fallo contento, Cohen. Fallo contento. Davvero, Fabio? Non lo vogliono pagare? Come che notizia? Notizia, Fabio. Grazie. Fabio, aspetta. Fabio. Ma state scherzando, Fabio, aspettate, bravissimo Fabio. Prego, Fabio. Che novità grandissima. Sì, un attimo, Augusto, fammi sentire Fabio. La seconda notizia è che Ibrahimovic farà lo spot degli abbonamenti che riguardano le parti, quelle, i biglietti, quelli VIP costosissimi, quelli corporate, eccetera. È una notizia che riguarda me e Cohen, quindi poi vedrà lo spot. Però avevi detto facevo lo spot sugli abbonamenti, non è uscito. Sono abbonamenti anche quelli.
quindi quando poi esce? C'è una data. Senti, arrotola le tue convinzioni e ma chiedo, ti faccio una domanda, perché ti vuoi essere, non puoi dire cose. Calma. Aspetta, perché te la do io una notizia coin sul Milan. Ragazzi, io Van Bommel Fonseca. No, però, però onestamente, No, a me la notizia. Coin, te la do io. Te la do io una notizia sul Milan, Coin. Vai, abbiamo in gran Chelsea, vai. In gran segreto, il Milan è in pressing forte su Adrien Rabiot. Il Milan è in pressing forte su Adrien Rabiot. Ci stanno provando in tutti i modi. Considerano il centrocampista francese una grande occasione da non perdere. In questo momento i colloqui sono fermi perché il Milan offre meno, da quanto mi risulta, di quanto gli abbia dato la Juventus. Di quanto gli avrebbe dato la Juventus. In questo momento il Milan arriva a 6 più bonus. Questo è quello che mi hanno detto a me. Lui ne chiede almeno 8-9 alla Juventus, ma il Milan è in grande pressing per Adrien. Questo però non potrebbe essere un pericolo per Tevernandez, nel senso, questo arriva e piglia più di Tevernandez, potrebbe essere un pericolo. Comunque sarei contento dell'acquisto io. Però 6 milioni penso che il Milan Adrien Rabiot glieli possa dare, credo. Poi se accetta. Il centrocampista che conosce il campionato, che comunque si è imposto già nel campionato di due anni fa. Parametro zero, pure poi. A me piace. Non so se ci saranno commissioni da pagare. Aspetta, sulle commissioni c'è la notizia di Fabio, le commissioni per Rabiot le pagano? Guarda, sulle commissioni mi occupo solo di quella europea, poi ti aggiorno su. Allora, vado avanti, caro Ale, perché ogni giorno mi arriva dalla stessa identica fonte qualche notizia su Dybala. Anche la Aston Villa ha fatto un sondaggio per Paolo Dybala. Adesso sembra che io voglio fare una via per forza Dybala da Roma, ma questo è quello che mi arriva. Caro Stefano, voi fino a pochi mesi fa volete mandare via, non tu, ma Camelio e Daiale dicevano che tanto non c'era problema, quindi magari a te ti dispiacerà, forse a Daiale non gli dispiacerà, non so se ti risulta, ma penso di no, perché se no mi avresti scritto in privato. Continuo nel dirvi che Gudmundsson, ve l'ho detto ieri, la Juventus pensa di chiudere l'ho detto ieri, Fabio, che è una richiesta specifica di Inzaghi. Ma si ricorda quello che si è mangiato a pranzo, poi si ricorda quello che hai detto ieri, ripetilo per favore. Che è una richiesta specifica di Simone Inzaghi. Quindi le cose notizia sul Milan. Gennaio Inzaghi preferisce ed è andato qui gennaio. Io non so se preferisce Gudmundsson a Zirze. Semplicemente Zirze costa troppo, Fabio. Complimenti per... Bravissimo, ragazzi. Fabio, però scrivitelo questa qua, perché domani Harry dice, se tu non te la ricordi stiamo sempre, mo c'è la penna a mano, scrivitelo così. Semplicemente costa troppo Zirze, Fabio. Guarda che sputare così sulle notizie che ho dato a gennaio che si sono rivelate corrette, scusate un attimo, sono serio. Basta. No, ma rimettilo dai. A gennaio si parlava di Premier, sì o no? Si parlava anche di Napoli, di Juve, ok. Io ho sempre detto che era una richiesta di Draghi. Dimmi dei siti. Sì, e oggi siamo arrivati a dire le cronache. Ma quella che ha dato l'Asia a Ferragosto 2023 era buona? No, quella no. È nata per favore, oggi ce l'ha con lei, maestro. Che gli ha fatto qualcosa? Non gli ho fatto niente, l'ho anche salutato appena entrato, non lo so. Ma che l'educazione, che significa? Allora facciamo i maleducati. Ma perché di solito quando entri lo vanno a fanculo, scusa. Per favore. Allora, vado avanti, poi facciamo le domande come al solito. Gli ultimi dieci... No, è uscito Moretto su una notizia, non so se...
non è un gelato, non è un gelato. Siamo il frigorista che Fabio, vuole mettere i moretti. Fabio, non è un gelato, il gelato lo sta prendendo sua moglie, Fabio, per favore, andiamo avanti. Scusate, prima da un'ultima ora, prima da un'ultima ora, niente Iran per Mazzarri, il Persepolis ha scelto Garrido, quindi ecco. Scartato Mazzarri, scelto Garrido. Ha bruciato l'ultimo Mazzarri, Er football Mazzarri. Purtroppo è andato così per Er football Mazzarri. Allegri. Purtroppo Allegri purtroppo macchina, Mazzarri manca al Persepolis. Ballardini purtroppo ha bruciato tutti. Sarri, amico mio sano, Sarri no, Sarri no. Purtroppo è andata così, non ci possiamo far nulla. No, dicevo che il relevo, non so se hai visto, se hai letto. Sì, ha detto Royce, Royce, come sì, si chiama? Come Royce. Si scrive R O I S, Royce. È un fenomeno questo. Non lo conosco, ecco, Ale, me lo racconti? Scrivete in chat come si chiama, che lo guardiamo. Eccolo, prego. Questo è uno dei più liquidi che ho mai visto. Rios, liquidi. Perché si caga addosso spesso, eh? Per favore, per favore, per favore. È generazionale. Ma a che livello? No, ma in Coppa America sta ma proprio dominando. Ma più o meno di Saldagna? Più o meno di Saldagna? Più di Saldagna. Ma come Saldagna? Ma chi è Saldagna? Ah, puntata dello Stella Rossa. In questo momento con Summerville è uno dei giocatori. Beh, fammi andare nel merito allora. Jimmy Summerville. Chat, Richard Rios, giusto? Richard Mamma Rios. Mia che è colombiano. Vediamolo, vediamolo, vediamolo. È cattivo. Ah, la faccia, la faccia da, da fenomeno ce l'ha. Con quel sorriso, a parte che se si denti ammazza, da bella, no? Comunque, già si è rifatto tutti i denti. Chi è? No, ma c'ha la 27. Ma c'ha, no, aspetta. No, no, aspetta, Ale, Ale. Ale, ma c'ha la 27. No, ragazzi, se gioca con la 27 è generazionale. No, gioca con la 27 è generazionale. No, ragazzi, un giocatore che gioca con la 27 nelle fasi iniziali della carriera è generazionale. Punto, c'è niente da dire. Non mi rimetti il corriere per il portiere. No, no, fammi vedere, fammi vedere un attimo. No, guarda che non vedi che gol ha fatto. Ma che gol ha fatto? Guarda il portiere, ma guarda, di scalza. Ma il portiere è svenuto. Non vedi che gol. Ma vedi come gira la palla, però? Ma che gira? Sì, gira, è dritta. Guarda, 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 no, guarda che scende all'improvviso, scende all'improvviso all'ultimo. Se il portiere si ferma, gli sbatte, si toglie. Comunque, in questo momento è uno dei primi 300 campisti al mondo. Sì, sì. Ma è un fenomeno. Ma è come Hauser Nesta? In questo momento. Ma questo è un fenomeno, Ale. No, ma che c'è, scherzato? Ma questa è la Roma? No, ma aspetta, ma questo è perfetto per la tre quarti del Milan, no? No, ma c'ha fisicità, qualità, tiro, tutto. Calcola, la Roma lo sta monitorando. Coppa America sta a fare la differenza, non sto a scherzare. Questo è il trequartista perfetto per il Milan fonsechiano. Lui è quello che prenderà il posto del Cristante. Ma i portieri non come esistono? Ma guarda i portieri. Ma Cristante perché va a Real Madrid? La Roma potrebbe prendere anche un altro centrocampista, prenderne due e mettere a sedere anche Pellegrini. Vediamo gli assist. Beh, sì, sì. Raga, questo vanno calcio a porta, ferma Teo. No, era quello che ha passato, è quello che ha passato. Ma non è quello che tira, ma quello che passa. Ma già, guarda l'intelligenza. Tempo di tacco di Totti. Vediamo qui. No, oddio d'esterno alla De Bruyne. Il colpo di tacco di Totti. Oddio d'esterno alla De Bruyne. Vabbè, ma guarda la difesa. Guarda che spazio di palla che ha dato. Ma guarda che spazio dei due difensori. La voragine. Su Palmeira! Vabbè, mi fai concludere che poi devo fare domande? Guarda che gamba che c'ha, oh! Ma vedi questo che capoccia! Guarda che gamba, oh! No, è un bel giocatore! Ricorda un po' Paquetà, Ma non lo conoscevi? Ricorda un po'... No, non lo conoscevo! Anzi, sono contento di averlo scoperto! Ricorda un po' Paquetà! E oggi mi devo guardare il Canada, perché mi devo guardare Ismael Kone. Kone è un bel giocatore! Sì. Con un bel ma gioca alle 4 di mattina il Canada, da che dormi. Ma sì, alle 4. Io 4, non gioca a mezzanotte.
Ah no, 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 aspetta. Di Trinidad ne abbiamo, ne abbiamo parlato ieri. A mezzanotte, lui gioca a mezzanotte, tanto il cazzo cambia. Ismail Kone. Fai Rio. Di Trinidad ne abbiamo parlato ieri, se non sbaglio, chat, un fenomeno anche Trinidad. Mamma mia, ragazzi. Allora, se posso concludere con le ultime, con le ultime due, aspetta, le ultime tre. Mourinho ha chiesto un altro favore per sta fa, perché ha chiesto alla proprietà del Fenerbahce di andare a prendere niente po' di meno che Bove dalla Roma. Quindi c'è. è una richiesta di Mourinho. Non ne prendeva neanche uno, ti ricordi? Io non ci credo. È una richiesta di Mourinho e in questo momento il Fenerbahce ci sta pensando. Io non ci credo. Poi, ma Bove, solo con Mourinho può giocare. Poi, per quanto riguarda la Lazio, ho detto ieri sera in live reaction, è stata rifiutata la prima offerta per Samardžić da 16 più bonus, l'Udinese ne vuole 20 più 5 de bonus, però le parti se li vedranno. Per quanto riguarda Greenwood, l'abbiamo detto, non ci sono aggiornamenti, il Manchester United in questo momento chiede almeno 30 milioni di sterline, che dovrebbe essere intorno ai 35 milioni di euro se non vado errato. La Lazio gli va da 20 più 50% su futura rivendita, più la, come si dice, Augusto aiutami, più il no, percentuale. Più l'inserimento, di una contropartita tecnica, non so chi è, ma è stata rifiutata la prima offerta, dico quello che so io. Ma erano, la prima alternative, offerta è stata... erano alternative. No, no, io ti dico, a me ieri sera mi è arrivata la notizia che è stata rifiutata la prima offerta della Lazio con 20 milioni di base fissa, 50% più il 50% di rivendita, più una contropartita che non so chi sia. In questo momento il Manchester United ha rifiutato, la Lazio continua a pressare Noslin e Cabal, non per forza la trattativa. No. A me dicono che non è fatta ancora, Goen, ti dico la sincera verità. A me dicono, ma chi, Noslin? No. C'è una distanza, ma dovrebbe essere un'operazione che se dovesse essere completata prima del 30 giugno, perché ci sono problemi economico-finanziari. Quindi prendete Samardžić, Noslin e Samardžić? No, non lo so se prende Noslin e Samardžić. No, io ti ho detto che è in pressing per tre giocatori. Secondo me è impossibile che li fa tutti, perché cioè io poi magari, però non ce lo vedo, lo dico onestamente, che chiude Stanks, Samardžić, Greenwood. Allora, su Nosri bisogna fare un po' di chiarezza, perché il Verona sta a fare gioco delle tre carte. No, il Verona sta a fare gioco delle tre carte, perché oggi è uscito oggi no, non è fatto, perché oggi è uscito lo United che è su Nosri. Per me è una stronzata, era come quella dell'altra volta per accelerare, no, era una polpetta per far accelerare la Lazio e prende Noslin. Però la Lazio in questo momento non ha l'esigenza di prenderlo, perché se fa l'offerta per Greenwood sono alternativi due, perché comunque hanno più o meno lo stesso ruolo, perché poi serve il trequartista, serve un attaccante forte, che potrebbe essere Nosri, ma non è così forte, e serve il trequartista. Quando poi ritira la Lazio? L'11 luglio. La Lazio per fare cassa... 3 acquisti sta... in 15 giorni. No, sì, 2 secondo me. La Lazio per fare cassa e arrivare a questi giocatori sta pensando comunque di mettere sul mercato Mandas, che è uno che ha delle offerte, e quindi potrebbe privarsene nel caso arrivassero delle offerte per i soldi che chiede, adesso intorno ai 20 milioni di euro. Ma andate sempre in montagna? A Ronzo De Cadore? Sì. Andate sempre in montagna? Che cazzo sei di Frosinone? Concludo. Non si parla così a Frosinone? Non si parla così, così parlano in Umbria, però vabbè, poi lo spiego. Ma questo lo sai tu, come ma succede. Lo sai tu, lo sai. Come succede? E detto ciò, concludo la notizia di Serie B. La Salernitana è in forte pressing. È marchigiano, non è Umbria. Ma sono dei Frosinoni, ma lo sapete voi come si parla in Frosinone? Non si parla così, fratello. No, non è così, Frosinone. Non si parla così. No, ma non si parla così. Nemmeno, che cazzo dite? Concludo con la notizia di Serie B: la Salernitana è in forte pressing su Massimo Coda, che potrebbe forse addirittura rimanere alla Cremonese. Serie B, scusi, questo razzismo è Serie B. Che è successo? Biafora. Angelo Magnante da Trigoria. Sul Rio, vai. Angelo Magnante, vai Angelino, scudetto con Scamacca e Zapata.
c'è anche la Roma su David e io qui Jonathan David, ma l'abbiamo detto un mese fa, dai. E io qui vi ho detto che la Roma ha avuto già dei colloqui con la gente di David a Trigoria. Io però, io vabbè, l'abbiamo detto un mese fa, ciò doveva di mangiante. Ma io non accetto notizie di Roma mangiante. Io non accetto notizie che non vengono da Biafra. Ma ragazzi, ma è ufficiale Vivarini al Frosinone? No, ancora no. Cioè, ma sarebbe il mio sogno, eh. Ma ragazzi, vi rendete conto? Ma Frosinone e Vivarini insieme, oh. Abbonare al Frosinone, oh. Oh, ma abbonamento al Frosinone. Ale, ti giuro, se tu mi dici, se tu mi dici che non me lasci... No, no, aspetta, fuori ciccione. Se tu mi dici che non me lasci solo, andiamo a vedere tutte le partite di casa. Andiamo a tribuna a vedere il Frosinone. Tutte, fratello, tutte, fratello, tutte. Tutte. Sabato pomeriggio partiamo, andiamo là. Tutte. E scusa, ma il Venezia ti ha preso allora? Cosa di Francesco. Il Venezia no, non ha preso di Francesco. Davvero ha preso di Francesco? Sembra che sia ammazza, ragazzi, ma come di Francesco? Procede subito, con la certezza. Perdere e perdere al Venezia gli serve il paracadute, oh. Grazie Fabio, che è poco, perché un anno solo non te basta, un anno sospicci. Comunque ringrazio Fabio Bergomi. No, ma sai che ha preso un bel paracadute? Il Sassuolo, li mortacci loro. Hanno preso un paracadute che vale più di tutta la squadra loro, praticamente. Sassuolo, sì, è vero. Una follia. Grazie Fabio. Ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao. Vado dal frigorifero. Grazie, saluto da Geali. Ciao da Geali. Ringrazio e saluto Fonte Mizia. Ciao Fonte Mizia. Ciao a tutti. Ringrazio.